Ciao ragazzi, come va? Allora, in questo video vi mostro un pacco Douglas, tanto anche le migliori non lo sanno nemmeno loro, a volte come si dice. Allora, vi faccio vedere, mi è appena arrivato tra l'altro, stavo giusto girando dei video, ho detto oh, meno male, non mi succede mai. Viene imballato così con tutta questa carta. Io ora butto intera, spero che non arrivano i gatti. Sono rimasta un po' male però di una cosa, perché facendo un tot di ordine ci doveva essere un omaggio. E invece l'omaggio non qual era? Io qua gli omaggi non li vedo, vedo solo un campioncino in più, che poi c'è un campioncino di profumo, volevo dire in più, che poi devo controllare sul sito. Ma mi sembra che c'era comunque. Cioè, infatti ci sono rimasta abbastanza male. Abbiamo un profumo di Valentino, Born in Roma. Questo qua che volevo riprovare perché so che mi piace tantissimo. E li ho scelti io, tra l'altro, Lady C, insomma. Non mi viene mai il nome, è un profumo buonissimo, solo che avevo la full size tanti anni fa, ma su di me non durava. E questo di Hugo Boss, magari pure da uomo? Sapete che non lo so? È di parfum? No, non credo. Vabbè, ho cominciato con i campioncini. Sì, era perché per farvi, cioè, questo discorso qua, capito? Allora, partiamo subito da questa novità, che oddio, forse novità non è più, della collezione Lisa di MAC, adesso non mi ricordo bene come si chiama, io informarmi, vero? No, è che mi è appena arrivato, scusatemi, non sono stata a guardare perché è anche l'ora di pranzo, c'ho fame, però volevo fare il video, semmai vi scrivo poi in info box. E c'è dunque, a parte il pack viola, che è il mio colore preferito, anche per quello che l'ho preso, cosa volevo dire? Allora, in collezione c'è una palette occhi, c'è il blush, c'è un eyeliner, c'è il rossetto liquido in varie colorazioni. Ma l'unica cosa che mi attirava veramente era questo. Il blush è piccolino, ho visto in un video che è piccolino e è sull'arancio, non mi piace. Allora ho preso l'illuminante, palette occhi, non è che abbia chissà quali colori. Qua abbiamo uno specchio, questo è l'illuminante. Bello, non ho ancora provato, cioè dispiace un casino swatcharlo perché è proprio in rilievo. Ecco, vedete che è in rilievo, bellissimo. Cioè, è proprio da collezione questo pack qua. Comunque è dorato, sì, non sono proprio tra i miei preferiti. Speravo fosse più. E tra l'altro non si vede niente. Eppure io lo vedo un po', eh. Sì, ha un dorato che dà però sul rosa. No, dai, non è proprio completamente. Ma perché non lo vedete? Eppure, no, sì, perché non si vede tantissimo. Vediamo un po'. Mi avvicino. Però perde parecchio glitter, eh? Vanno un po' qua e un po' là. Peccato. Questo è proprio un pack da collezione, eh? Bellissimo. Proprio bello. Qualche volta lo userò perché. Però mi dispiace. Poi vi mostro. No, questo ve lo mostro dopo. Dovete arrivare fino alla fine se volete vedere una bella cosa. A parte che è tutta roba bella. Questo qua. Ma io che amo il lilla. Sapete quant'è che lo guardo, lo riguardo, lo guardo, lo riguardo? È una pochette ma in plastica, però non l'ho ancora aperto appunto perché mi è arrivato poco fa. È della Glove, sono fissata ultimamente con la Glove, no, figuriamoci, trovo delle cose così belle. E questo qua almeno è proprio un contenitore, non è una classica pochette, è proprio, vediamo com'è, io non so, non ho idea. Ah, è perché dentro non si vedeva mica com'era nella foto, spettacolo ragazzi. Bello,
Cioè, qua abbiamo delle cerniere. Altro che pochette qua. Qua abbiamo dei pennelli. Ve ne mostro giusto uno. E ho preso, mi sa, proprio quello doppio. Perché, sì, non mi attirava tanto il fatto che... Non so se è uno solo. Questo non è doppio, vedete? Che ci fosse stato un, appunto, un pennello doppio. Non mi fa impazzire. Facciamo che vi apro. Allora, li tiro fuori tutti. Ce ne sono, allora, 2, viso, 3, 4, quindi questo è doppio, e 5, viso, e purtroppo ne abbiamo solo uno occhi. Peccato. E vabbè, sono lilla, come avete potuto capire. Vi mostro questo. L'ho già sporcata adesso con i brillantini, morbido. Bello, veramente bello. Sì, sì, mi piace un sacco. Veramente tanto. Non che mi mancassero i pennelli, ma... Come sento dire da tante persone, i pennelli non mancano mai. È vero. È vero comunque, eh. Cioè, ma è veramente una cosa... Cioè, qui abbiamo il suo scomparto, qui abbiamo un'altra cerniera... Che dove poter mettere altre cose. Spero che non sia difettosa perché mi si è appena aperta così, mettendoci le dita. Uno spettacolo, veramente bella. Diciamo che mi sono fatta il regalo di San Valentino e non riesco di chiuderla bene, lasciamo lì. Poi per ultimo è uscita un'altra confezione, un'altra edizione limitata, che quella che avevo preso, è già esaurita a tempo, neanche 10 giorni, non c'è proprio più sul sito, e adesso è uscita un'altra. Antonella Pallino, tu che mi segui, mi sa che l'avevi mostrata anche tu, e dammi il link del video perché lo cercavo, non l'ho trovato, che voglio andare a vedere. E niente, abbiamo dei prodottini soliti come in quell'altra, però cambia la pochette e abbiamo dei prodotti diversi anche, non sono solo tutti uguali. Allora, cerchiamo di andare velocemente. Questa è la pochette, fantastica, morbida. Io dovrò comprarmi una scatola solo per le pochette, perché nel cassetto qua non mi ci stanno più da quel dì. Allora, ecco, sì, l'unica cosa se non si apre del tutto, ma va bene, in un certo senso meglio, perché almeno non si perdono i prodotti. Adesso devo stare attenta perché se c'è qualcosa che si rompe, mi aiuto con la scatola. Poi, meno male che ora i miei gatti stanno dormendo, però tutto fasciato in questa carta. E adesso vediamo, che non mi ricordo nemmeno io cosa c'era dentro. Allora, uguale all'altra confezione c'era il primer e la cipra all'acido ialuronico in polvere libera. Ok, comunque sono mini taglie, anche se ce le ho uguali, van presto a consumare. E in questa diversamente c'è una crema viso, anche se spero non sia siliconica, userò lo stesso, pazienza. Magari la uso come anche questa, come primer, cioè prima del trucco. Adesso vedo poi cosa dice. 8 acidi ialuronici, niacinamide 5% e squalane 5%. Buono. Pack in vetro. E non c'è scritto quant'è. Saranno 10 ml, no, aspettate. 6. No, 15. Mamma mia, come è scritto piccolo, non so come faccio a vederlo. 15 ml. E abbiamo una mini ciprieta compatta, che anche questa la volevo provare. Sempre una paura che mi arriva la roba rotta. Meno male. La mini ciprieta compatta, che questa ce l'ho diversa, la cipria compatta di batteri. Anche di questa non ho sentito parlare strabene. Abbiamo lo specchio qui sotto con la mini spugnettina. Cioè, ma che amore! Che pucciose queste cose, proprio mi fanno impazzire. Così provo anche questa piccola cipria da
Vediamo un po'. 2,5 grammi. Ok, e abbiamo di nuovo dei sample anche, vabbè, uguali. Questi fanno sempre comodo, perché comunque per provare almeno 2 o 3 volte il correttore, l'acido ialuronico, 3 tonalità, e del fondotinta l'acido ialuronico, sempre che ne abbiamo 4 tonalità. Userò sicuramente quelle chiare, almeno che non riesco a mescolarle. Vabbè, vedrò. E niente, questo era l'ordine, era il mio auto regalo, bellissimo, tutto stupendo. Sono felice di questi acquisti perché bramavo questa da un bel po' e avevo paura che la togliessero. E mi piace un casino, mi piace veramente tanto. So che è un casino, magari non è proprio italiano. Poi ho visto questa di nuovo. Ho detto no, anche questa qua, cioè, io non lo so, ma perché dovete fare queste cose? Fate brutte cose che così almeno non mi attira niente. Ecco, va bene? Fate cose brutte così almeno. Poi a aprile c'è anche il mio compleanno, devo star brava. Ecco, il 24 aprile. Va bene ragazzi, ci sentiamo nei commenti se vi fa piacere e a presto. Ciao!